È la democrazia bellezza, direbbe così un redivivo, magari grazie all'intelligenza artificiale, Humphrey Bogart, la battuta ricordata e famosa del film, è la stampa bellezza. E si parla questa volta proprio di libertà di stampa e di democrazia, un tema che noi abbiamo già affrontato con il caso Vannacci, libertà di espressione, con i social, libertà del diritto di critica e ovviamente anche confini annessi. Il tema è questo: la Meloni va ospite in un programma televisivo, Quarta Repubblica di Nicola Porro, e critica un titolo di Repubblica che in sostanza dice che lei sta svendendo un po' l'Italia, le famose privatizzazioni. E lei risponde: ma insomma, la proprietà di quel giornale, la famiglia Agnelli, è già ben svenduto, insomma, ed è una notizia di economia reale, la Fiat all'estero. Ora, però, al di là del merito, concentriamoci sul meccanismo, sulla dialettica. Che cos'è la libertà di espressione nella democrazia? Io sono convinto, lo dico da giornalista e non solo, che i giornali devono essere liberi di fare tutte le inchieste e i titoli e i reportage che ritengono necessari, anche quelli più critici nei confronti del potere in quel momento dominante. Però poi non ci si può lamentare se anche il potere politico interviene nella dialettica democratica col suo spirito di critica. Non è censura, secondo me, un termine, un concetto sbagliato, fa parte appunto delle regole d'ingaggio della democrazia. Benvenuta democrazia.